Milano. Ti abbiamo beccato in una notte milanese. Sì, ma notte milanese come al solito. Non ti manca un po' il Grande Fratello? Assolutamente no. Perché? Perché la vita fuori è più bella, dove possiamo ballare, dove è molto più bella. In casa non possiamo mai ballare. Senti, ma è vero che nella casa ci si sente un po' in cattività? Beh, dipende, sì. Sì, le persone secondo me in casa sono tutte completamente diverse di quelle che fuori. Aumentano le tensioni anche. Sì, perché è sempre un gioco, uno vuole vincere, quindi sì, uno tira fuori più le cattiverie che magari fuori non farebbero mai. Senti, ma diciamolo, in realtà gli autori giocano molto nel ruolo? No, 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 no. E non vi dicono arrabbiatevi, litigate? No, credi, mi viene da solo. Viene da solo? Se ti offrissero di fare un calendario per 20.000 euro ti spoglieresti nuda? Solo? Per 20.000 euro? No! Troppo poco! Quanti ne vorresti? Ma nuda mai! No, no, allora, nuda non lo farei mai, foto sexy, erotiche, nel senso eleganti, ma sempre coperte, sì. Nude! Non lo faresti mai? Nude no, nude coperte! Scusa, nella casa ti sei visto un po'... Dai. Ma in costume è un discorso, nudo no? Sempre la solita! Olivia, l'austriaca più bella d'Italia. Ma che pensi di Conversano? Un bell'uomo? Beh, brutto non è. Insomma, usciresti con Conversano? È un bell'uomo, è diverso che brutto non è. Dico, usciresti con Conversano? Io con lui mi trovo molto bene, è una persona splendida, l'ho conosciuto poco fa. E... Però guarda che fisico che ha. Beh, certo, lo sappiamo tutti. Tu usciresti con lei per 20.000 euro? Ma io uscirei gratis con lei. Olivia... Ma io non esco per soldi. Olivia è bella ed intelligente. E poi lo vedrete. È la prima della casa del Grande Fratello che è bella e intelligente. È la prima, credo l'unica. Almeno. Sì, anch'io non me la voglio tirare, però penso che proprio ti sì. Lascio, buon proseguimento. Senti, tu lo sai che adesso la strada del mondo dello spettacolo è difficile, nonostante la visibilità del Grande Fratello. Sì, è vero, perché è vero che hai un sacco di visibilità, però non vuol dire ancora nulla, perché ormai siamo all'undicesima edizione e poi in generale uno bisogna avere carattere, che resiste il cervello, ci vogliono tante cose, non vuol dire ancora niente. Cioè, tante persone pensano che uno fa il Grande Fratello e già diventa qualcuno, non è così, non c'è. Quindi non ti stai montando la testa? No, 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 veramente io sono sempre, sì, io sono solare, sono la stessa persona con prima, veramente, io sono sempre uscito, non è che esco più o meno, sono sempre stata così. Se viene qualcosa ben venga, se no va bene, qua mi sono divertita. Bene, grazie, buona continuazione in questa nottata milanese. Grazie a voi, divertite. Chissà mai che trovi l'uomo della tua vita. Oh mamma mia, la notte non si incontra l'uomo della sua vita, mio papà ha sempre detto così, penso papà ha sempre ragione. Meglio la luce del sole. Sì, esatto, così è. Da Milano, per il Caimano è tutto, a voi studio.